Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi imparerete come utilizzare due colori classici, il bianco e il nero, per realizzare un trucco semplice, portabile e da giorno. Ho utilizzato solo tre prodotti e ho realizzato questo trucco in soli 3 step. Questo è il massimo del contrasto che si può avere. Se non vi piace il bianco, potete anche scegliere un bianco panna o anche un colore sempre bianco ma perlato. Questi due sono due ombretti opachi. Inizio col primo colore e prelevo con un pennellino piatto angolato un po' di nero. Carico il pennello sulla mano, usandolo di taglio, creo la mia linea all'insù, proprio andando, guardando dritto davanti a me, sto guardando nello specchio e premendo il pennello sulla palpebra. La stessa cosa la faccio di qua per cercare di trovare l'angolazione giusta. Quando ho trovato la linea che mi piace, ricontrollo le due linee per vedere se sono simili, inizio a andare a sottolineare lo sguardo riempiendo questa zona qui. Prendo la palpebra, socchiudo l'occhio e premo il pennello in questa zona, creando una sorta di triangolino, direi. Prendo un altro po', sottolineo in questo punto l'attaccatura, faccio una linea più sottile, quindi cerco di stare più vicina all'attaccatura del ciglio e così procedo. Se avete molta più palpebra mobile, potete anche fare una linea più grossa. Potete fare anche la stessa cosa con una matita nera. Già che ci sono ed ho il colore sul pennello, il nero, vado a scaricare il pennello un po' per andare ad applicare il colore sotto. Dipende se sotto volete far vedere il nero oppure volete creare qualcosa che si vede o non si vede. Adesso cercherò di fare qualcosa che va a sottolineare lo sguardo ma che non lo appesantisce. Quindi vado a premere il mio pennellino piatto proprio dove iniziano le ciglia. Guardate la differenza tra quest'occhio e quest'altro occhio. Questa linea è praticamente sottilissima, non dico quasi impercettibile perché si vede la differenza, però non va ad appesantire lo sguardo. Prendo un piccolo pennellino, tendo la palpebra e sfumo soprattutto la parte finale di questo trucco. Alleggerisco questo colore nero in questa zona. Se poi volete sfumarlo ancora, attutire ancora l'effetto, potete passarci con la Beauty Blender. Guardate, già si è sfumato. A questo punto aggiungo il secondo colore, il bianco. Lo prendo con un pennellino a penna piccolino. Vi faccio vedere la differenza tra questo bianco ottico, direi, e questo bianco invece un pochino più sul color crema, quindi potete scegliere se non vi sta bene il bianco ottico, scegliete il bianco crema. Sono due colori, sono due ombretti opachi, potete scegliere anche degli ombretti perlati, dipende dai vostri gusti. Quindi ne prendo un po' e visto che non mi piace applicare il bianco su tutta la palpebra perché l'effetto finale potrebbe apparire un po' artificiale, questo bianco, insomma, il bianco si nota tanto. Allora vado a dare luminosità allo sguardo aggiungendo il bianco nell'angolo interno dell'occhio, dove di solito creiamo il punto luce, anche un pochino sotto, in modo da dare luminosità in questa zona. Poi potete anche sfumarlo, vi faccio vedere questa parte qua, sfumarlo leggermente verso la parte centrale dell'occhio.
ma diciamo che la maggior parte del colore va applicata nell'angolo interno. E finisco, ultimissimo step, con il mascara. Questo è l'effetto con il mascara solo sopra. A me piace molto il mascara solo sopra su questo trucco, però siccome me avete il viso un po' lungo e l'occhio non grandissimo, per riuscire a farlo sembrare più grande ci vuole un pochino di mascara anche sotto. Io spero di avervi ispirato, spero di avervi dato delle idee per poter utilizzare questi due colori classici. Quindi adesso, se vi trovate all'interno della vostra palette in bianco e nero, sapete come utilizzarli. Questa potrebbe essere un'idea trucco. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, naturalmente aspetto i vostri commenti. Se vi è piaciuto questo video, ma soprattutto se vi è piaciuto questo make up, sostenetelo con un mi piace. Noi ci vediamo sabato prossimo alle 15 con un nuovissimo video. Io vi saluto, vi auguro buon make up, mando un bacione, un abbraccio e ci vediamo sabato, vi aspetto. Ciao, alla prossima!